Un brindisi alla Lega Pro Unica, o no, Dino? Di mille, però. Un brindisi alla Lega Pro Unica, no, Dino? Sì, finalmente insomma è arrivata la promozione, quindi sono 2 anni consecutivi insomma di buon calcio e speriamo che si continui così, magari l'anno prossimo con un po' di fortuna, con gli elementi che ci sono fanno ben sperare, speriamo che insomma ritorniamo a un palcoscenico che ci compete, non dico la Serie A, però la Serie B l'abbiamo vissuta spesso, speriamo bene. Che dici? Pino Agostinone, Dino e Pino, sembrate una coppia di Made in Sud. Pino, Serie A forse è troppo, forse solo Santino Chicozza, quello che avete fatto, il candidato alle elezioni che avete sostenuto pure voi, propone la Champions League. Tu alla Serie B ci pensi? Ma io innanzitutto penso che comunque abbiamo fatto 2 anni fantastici, come ha detto Dino, sviluppando una grande mole di gioco, e questo va tutto il merito all'allenatore che è l'artefice, e poi comunque adesso diciamo già da 2 anni fa abbiamo buttato giù le basi per un progetto importante, ovviamente passo dopo passo, quindi speriamo che l'anno venturo si possano ottenere dei grandi risultati come sono avvenuti questi 2 anni. Stai parlando troppo da giocatore navigato, però qua invece è una trasmissione molto più informale, allora per aiutarci tutti a scioglierci un po' ti faccio le domande di Giovane Avasciabandir, che sei il loro mito in pratica, lo sai, che si prova a essere il mito di 2 deficienti? No, vabbè, sono delle... innanzitutto gli faccio i complimenti perché comunque sono 2 bravissimi ragazzi, li ho conosciuti e è una cosa bellissima perché comunque fare satira a Foggia non è facile e quindi soprattutto nei momenti di solitudine, quindi di, che ne so, di dispiacere, un po' di diciamo una risata a ben sì. Ciao Pino e benvenuto a Terzo Tempo, la trasmissione con un seguito pare a un simposio di Enrico Ciccarelli sulle amebe dell'Africa settentrionale, con tutto il rispetto per le amebe, credo. Ma ora passiamo alle domande, anche perché devo andare al saggio di mio figlio, quindi facciamo subito. Bene. Prima domanda, il giorno che hai deciso di voler giocare a calcio, quante persone hanno tentato il suicidio? Penso che il giorno che ho tentato di giocare a calcio, molte, però mi dispiace per loro perché sto continuando ancora a giocare. Calcisticamente parlando, quali sono i tuoi difetti, considerando che abbiamo a disposizione solo 10 ore? Questo è difficile perché ci vorrebbe secondo me un'altra vita, però i miei difetti non lo so, ce ne sono parecchi, però l'unica cosa è che penso di onorare la maglia, che è la cosa più importante. Quest'estate in un'intervista hai detto testualmente che speravi di far parte del nuovo progetto. Come ci si sente a essere scartati come pali della luce per il nuovo piano urbanistico della città? Ci si sente un po' in difficoltà perché comunque già noi in questa città non viviamo in acque brillantissime, però adesso abbiamo dato diciamo una svolta soprattutto a livello calcistico. Questi 2 anni abbiamo portato un po' di entusiasmo alla città. Quarta domanda, la squadra attuale ha dei fuoriclasse per la categoria, fra cui Gigno, Narciso, Agnelli e Quinto. Tra loro chi ti viene i papagnoni più forti? Giglio comunque, diciamo, oltre che c'è esperienza, c'è un grande fisico. Cristian è un bravissimo ragazzo. Marcello è un ragazzo che comunque fa soprattutto degli scherzi molto simpatici, quindi penso Giglio. Molti però, stoppo le domande, molti ti hanno indicato come il più simpatico insieme a Dall'Occo della squadra nelle domande della squadra. Dall'Occo sì, Dall'Occo è uno dei più simpatici perché comunque fa se ne esce delle domande fuori binario, ecco. Pazzo insomma. Sì, ci fa ridere spesso. Sappiamo che sai dribblare, scartare e andare a rete, perché ce l'hai tenuto nascosto fino ad oggi? Forse perché non ho avuto l'opportunità l'ho sempre avuta, però il genio mi è venuto in questo momento. Dino, ma perché ho fatto un esempio a questo bravo ragazzo?
Ma questo non lo so, non sai dire, perché comunque non è giusto che se la prendono solo loro, perché ce ne sono parecchi, insomma, del Foggia che si possono sfottere. L'hanno preso così, hanno pescato, perché insomma ce ne sono a bizzeffe, insomma. Scherzo, eh. Contro il Castelvigone hai fatto un eurogol calciando al volo e indirizzando la sfera nel 7. È stata fortuna o proprio culo? Tutte e due. Non si può dire culo perché comunque siamo, siamo delle persone un po' intelligenti, ecco. Però se ci riprovo, secondo me non si capita mai. Hai recentemente affermato che il tuo sogno è giocare in Serie A col Foggia, come anche ampiamente detto da Dino, ma quindi Marcello Quinto non ha ancora smesso di spacciare? Io gli ho detto smetti di spacciare, perché poi viene la polizia a casa tua. Vabbè, alla fine il sogno di tutti i foggiani è quello di portare il Foggia in Serie A e soprattutto vedere il Foggia dove li compete, che è la Serie A. Grazie alla tua notevole duttilità, Padrino ti chiede di fare un po' di tutto. Vista la tua disponibilità ad assecondarlo, ti ha mai chiesto di pagargli pure le bollette alla posta? No, non penso, perché comunque dopo una notevole carriera che ha fatto, quindi penso che a livello economico sia bene. Invece da quest'altra parte bisogna un po' vedere un po' che fa. Però vi sfottevano entrambi negli spogliatoi per il coro famoso che hanno fatto a Padalino. Hai giocato con Zanetti e Zamorano, adesso fai l'allenatore e sei costretto a allenare Agostino. Sì, è un coro secondo me che porta fortuna, perché comunque è stato cantato per questi due anni, in questi due anni abbiamo fatto dei grandi risultati. A proposito di ruoli, in che posizione dai il meglio di te, missionario o pecorino? Secondo me tutte e due. In un'intervista, questa è l'ultima, hai dichiarato di essere fidanzato da molti anni con una certa Federica. Ti hanno detto che le mani non valgono come compagna di vita? Sì, infatti usi i piedi. Vogliamo soltanto ringraziare questo ragazzo, questi parlano i Gab, che da due anni ci sopporta e resiste alla tentazione di far scomparire i nostri corpi in un pilone di cemento. Gli auguriamo di tutto cuore di poter festeggiare ancora tanto insieme ai nostri colori e facciamo un appello alla società affinché gli rinnovi il contratto a vita, perché ormai è una bandiera, ma soprattutto perché se no mai chiude la pagina. Ancora grazie Pinusi Umeghe. A proposito di rinnovo, come stiamo messi? Beh, adesso comunque è una bella opportunità che abbiamo tutti, quindi dobbiamo parlare ancora con la società e adesso ci sono altre situazioni da risolvere, perché comunque ci sono incontrare, diciamo, i massimi livelli della società e quindi stabilire l'organigramma e poi ovviamente verrà le successive scelte, quindi le future scelte, quindi l'allenatore e il calciatore, però io sono a piena disponibilità e mi farebbe piacere continuare questo grande progetto. Dino, tu come lo vedi il progetto del prossimo anno del Foggia Calcio? Come devo rispondere? Seriamente oppure? Come ti va? No, lo vedo abbastanza bene, perché comunque le basi ci sono, sia a livello societario che a livello anche di materiale, insomma c'è da prendere qualche altro rinforzo in tutte le parti, perché comunque si sale di categoria e se si vuole ambire a sperare in qualcosa di alto ci vogliono un po' di rinforzi. Però ci vuole anche un po' di rinforzo economico, nel senso che io penso che la società ha bisogno di nuove entrate, di persone che hanno anche hanno la voglia di dirigenti che stanno ora e che mettano nuovi capitali, perché comunque parecchi hanno dato una grossa mano anche a livello gratuito, ce l'hanno fatto per passione, però si sale di categoria e si ha bisogno di più professionalità. Quindi tu, se non sbaglio, hai assicurato che entri nella società con 1 milione d'euro più o meno. Sì, però non lì in giro, perché insomma non voglio sì non voglio passare insomma per uno dei nuovi soci, c'ho un prestanome, quindi riesco, solo che la domenica non riesco a venire insomma allo stadio perché poi devo lavorare, però c'ho pure un paio di giocatori da portare. Senti, invece l'allenatore secondo te è questa? Io lo spero, perché comunque l'artefice primario di questa grande di questi due grandi anni comunque è il punto di riferimento su cui puntare, ovviamente, perché comunque oltre che un grande tifoso del Foggia ha dimostrato grande foggianità, è anche molto valido nel suo lavoro. Discorso tifosi,
Che bella faccia che hai fatto. Diciamo, tranne l'ultima partita casalinga, ancora una volta ha dimostrato la tifoseria del Foggia di essere alla grande, e poi quella festa in piazza, le emozioni. Sono emozioni indescrivibili. Io l'ho sempre affermato che comunque sia i club organizzati che gran parte della tribuna hanno dimostrato grande affetto verso la società, che ha fatto numerosi sforzi, verso l'allenatore che comunque ha fatto due anni splendidi, e verso appunto noi calciatori che abbiamo anche noi dimostrato grandissimo affetto alla maglia. E niente, poi per il resto si sa che ci sono sempre delle mele marce che destabilizzano, diciamo, dei grandi successi che abbiamo ottenuto, però anche questo fa parte del gioco del calcio. State continuando ancora a allenarvi, ma cioè, quando andate là che fate, giocate a carte, che fate, e fino a quando vi allenerete? Ci alleneremo fino al 23. No, niente, facciamo, diciamo, delle partite, infatti cerchiamo nuovi ingressi di giocatori, se, a parte gli scherzi, abbiamo un po' la mente rilassata e quindi siamo più concentrati adesso a divertirci. Dino, un aggettivo per questa stagione del Foggia? Superlativo. Perché era un bel campionato, ci sono state parecchie squadre, insomma, ben organizzate, e quindi non era facile entrare tra le prime 8. Poi siamo entrati nelle prime giornate, siamo state sempre tra le prime, quindi non abbiamo mai sofferto, abbiamo fatto un bel gioco, ci sono stati dei periodi un po' dove la stanchezza si è fatta sentire, però non abbiamo mai, diciamo, rischiato di non stare tra le prime 8, quindi merito ai ragazzi che hanno sempre dato il massimo, ripeto, anche con i mezzi a disposizione che non erano, cioè non era il massimo, e un anno superlativo. E a questo punto ci sarebbe la tradizionale sfida di palleggi, ma ci siamo scordati il pallone, quindi state tranquilli. E la sfida è chi si beve la goccia, la birra tra voi due, ve la collate? Non se la colla, quindi allora l'ultima vince i punti, Dino del Puerto Dino. Ultime due cose: non sei stato tra i preconvocati al mondiale, ci sei rimasto male o? Eh sì, forse perché sono stato fermo un mese e mezzo di infortunio, ecco perché Prandelli ha deciso di optare per un altro giocatore, però mi rifarò fra 4 anni. E poi l'altra cosa, per chi voti? No, sto scherzando. Sto scherzando.